In questa lezione vogliamo dimostrare il teorema di completezza per la logica proposizionale classica. L'enunciato generale che andremo a dimostrare è che, fissata una teoria T, per ogni insieme finito gamma di formule e per ogni formula A, se vale l'opposto del teorema di completezza, ovvero se l'estremo inferiore dell'interpretazione di tutte le assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di A, se vale questo in ogni algebra booleana che renda vera la teoria T, allora esiste una deduzione in calcolo naturale di A a partire dall'insieme delle assunzioni gamma all'interno della teoria T. Come corollario, notando che quando gamma è l'insieme vuoto, allora l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni in gamma è il top dell'algebra, segue che ogni formula che sia vera in ogni algebra booleana che rende vera la teoria è anche dimostrabile. La dimostrazione non è tecnicamente difficile, ma è complessa, composta da molte parti, e il ragionamento che la sottende è sottile. In primo luogo, notiamo che se una dimostrazione di A da gamma esiste, allora esiste anche un sottoinsieme finito di assunzioni delta che dimostra lo stesso fatto. Infatti, poiché ogni dimostrazione è un oggetto finito, e ogni regola di inferenza ha un numero finito di premesse, allora soltanto un numero finito di istanze di regole di assunzione può comparire in una dimostrazione formale. In questo senso, il limite di aver enunciato il teorema di completezza tenendo conto di avere solo un numero finito di assunzioni non è limitante. Il teorema di completezza richiede considerare la totalità delle algebre booleane che rendono vera una teoria. Questa è la parte complessa e apparentemente insormontabile del teorema. La strategia di dimostrazione consiste nel costruire una particolare algebra booleana, che chiameremo canonica, la quale sia un modello per la teoria e in cui il concetto di essere vero e essere dimostrabile coincidono. Questa strategia è generale e la maggior parte dei teoremi di completezza anche in altri sistemi formali seguono la stessa falsariga. Tuttavia vi sono eccezioni e vi sono sistemi in cui questa strategia è fallimentare, senza nessuna speranza di successo. Iniziamo la dimostrazione del teorema di completezza costruendo l'algebra booleana canonica. Sia T una teoria, l'algebra booleana canonica, B di T, è definita come l'insieme delle formule nel linguaggio di T quozientata da una relazione di equivalenza. Questa relazione di equivalenza è definita come A equivale a B se e solamente se A dimostra B e B dimostra A. La nostra struttura d'ordine che sottende l'algebra booleana canonica, oltre all'insieme degli elementi, ha bisogno di una relazione d'ordine. La nostra relazione d'ordine è definita come segue. La classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene B esattamente quando A dimostra B. Per semplicità di notazione, quando è chiaro dal contesto, omettiamo i pedici. Anche osserviamo che se la classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene B
e la classe di equivalenza che contiene B è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene A, per come è definita la relazione d'ordine, ne segue che la classe di equivalenza che contiene A coincide con la classe di equivalenza che contiene B. Si noti anche come, ponendo A essere vera esattamente quando la classe di equivalenza che contiene A è maggiore o uguale alla classe di equivalenza che contiene il vero, otteniamo che il vuoto dimostra A, perché top è esattamente l'estremo inferiore dell'insieme vuoto. Naturalmente, questa definizione richiede dimostrare in prima istanza che B di T sia effettivamente un'algebra booleana. Per poter procedere a dimostrare che B di T sia un'algebra booleana, ci serve un risultato tecnico, un lemma, appunto. Questo lemma dice semplicemente che se da gamma noi siamo in grado di dimostrare A e da gamma unione A siamo in grado di dimostrare B, possiamo comporre queste due dimostrazioni ottenendo una dimostrazione di B a partire da soltanto gamma. La dimostrazione è per induzione sulla prova pi greco, la prova che dimostra B a partire da gamma unione A. Se pi greco è una istanza della regola di assunzione, allora molto semplicemente B appartiene a gamma e quindi la prova nu che dobbiamo costruire coincide con la prova pi greco, in quanto la prova pi greco non dipende da A, oppure può accadere che B coincida esattamente con A. In questo caso la prova nu è esattamente la prova teta che già possediamo per assunzione del teorema. Se pi greco è una istanza di introduzione di vero, allora la conclusione è il vero, quindi non dipende ancora una volta da alcuna assunzione, quindi nu coincide con pi greco. Se pi greco è una istanza di introduzione di vero, allora la conclusione è il vero, quindi non dipende ancora una volta da alcuna assunzione, quindi nu coincide con pi greco. Se pi greco è una istanza di eliminazione del falso, per ipotesi induttiva esiste una deduzione da gamma del falso. Applicando a questa particolare deduzione la regola di eliminazione del falso, otteniamo la prova nu desiderata. Se pi greco è una istanza della legge del terzo escluso, la conclusione è una istanza della regola del terzo escluso. E in particolare, questa regola di inferenza non dipende da alcuna assunzione. Pertanto nu coincide con pi greco. Se pi greco è una istanza di introduzione di AND, per ipotesi induttiva ci sono due dimostrazioni delle premesse, le quali dipendono solamente da gamma. Applicando a queste due dimostrazioni la medesima regola di introduzione di AND, otteniamo la nu desiderata. Se pi greco è una istanza di eliminazione di AND a sinistra, esiste una derivazione della sua premessa a partire dal solo gamma. Applicando la medesima regola di eliminazione di AND a sinistra a questa particolare deduzione, otteniamo la nu che stiamo cercando. Se pi greco è una istanza di eliminazione di AND a destra, la dimostrazione procede in maniera completamente simmetrica al caso precedente.
Se pi greco è una istanza di introduzione di or a sinistra, per ipotesi induttiva la sua premessa è derivabile dal solo gamma. Quindi possiamo applicare la medesima regola a questa premessa derivata per ipotesi induttiva e otteniamo come risultato la non desiderata. Se pi greco è una istanza di introduzione di or a destra, come nel caso precedente, otteniamo la non desiderata applicando la medesima regola al risultato dell'ipotesi induttiva. Se pi greco è una istanza di eliminazione di or, per ipotesi induttiva sulle tre premesse, vi sono le prove indicate nella slide. Componendole ancora con l'eliminazione di or, otteniamo la non desiderata. Se la deduzione pi greco è una istanza di introduzione di implica, allora, applicando l'ipotesi induttiva sull'unica premessa, otteniamo una prova che non dipende dall'ipotesi su cui stiamo tentando di suturare. Quindi, esiste una NU che si ottiene semplicemente applicando sull'ipotesi induttiva l'introduzione di implica. Se pi greco è una istanza di eliminazione di implica, semplicemente otteniamo le prove che ci servono per ipotesi induttiva e quindi costruiamo la NU applicando l'eliminazione di implica su di esse. Se pi greco è una istanza di introduzione di non, allora applicando l'ipotesi induttiva sulla premessa e applicando ad essa l'introduzione di non, otteniamo la NU che stiamo cercando. Se pi greco è una istanza di eliminazione di non, possiamo applicare l'ipotesi induttiva alle due premesse e quindi costruire la NU che ci serve applicando ad esse l'eliminazione di non. In linea generale, notiamo che questa dimostrazione per induzione è, tra virgolette, banale. In effetti, l'unico passo creativo è dato dalla regola di introduzione di un'assunzione. In essa facciamo il lavoro di suturare le due prove e trasportiamo questa congiunzione di prove attraverso l'ipotesi induttiva in tutti i casi in cui si applica. Ovviamente nel caso delle regole che introducono essenzialmente assiomi, cioè che non hanno premesse, la conclusione è assolutamente banale perché semplicemente non avendo premesse non c'è nulla da unire nelle prove. In sintesi, generalmente, d'ora in avanti, le prove che hanno una struttura simile a questa le considereremo banali e non svolgeremo più il dettaglio della loro dimostrazione. Per poter dimostrare che B di T sia un'algebra booleana, ci serve innanzitutto dimostrare che il suo supporto, l'insieme su cui abbiamo definito la relazione d'ordine, sia in effetti ben definito, ovvero dobbiamo dimostrare che la relazione di equivalenza che usiamo è effettivamente una relazione di equivalenza, ovvero possiamo effettuare il quoziente. Questa relazione è riflessiva, infatti per la regola di inferenza di assunzione da A possiamo dedurre A. Di conseguenza A equivale ad A per ogni formula A. Se A equivale a B, allora, per definizione, da A possiamo dimostrare B e da B possiamo dimostrare A. Pertanto, da B possiamo dimostrare A e da A possiamo dimostrare B, in un modo assolutamente banale, scambiando semplicemente le due affermazioni. Ma questo significa che B è equivalente ad A per definizione, ovvero la relazione di equivalenza è simmetrica. Se A equivale a B e B equivale a C, allora
ci sono le quattro dimostrazioni illustrate nella slide. Da A possiamo dedurre B, da B possiamo dedurre A, da B possiamo dedurre C e da C possiamo dedurre B. Usando il lemma 8.2 possiamo suturare queste prove, semplicemente quindi andando a dedurre C da A e A da C, il che significa che A equivale a C secondo la definizione. Tradotto in altri termini, significa che la nostra relazione è transitiva. Pertanto, essendo riflessiva, simmetrica e transitiva, la nostra relazione è una relazione di equivalenza e il quoziente è ben definito. Per dimostrare che B di T è un'algebra booleana, avendo a questo punto definito il supporto, avendo fatto vedere che esso è definito correttamente, ci serve far vedere che la relazione binaria definita su di essa è in effetti una relazione d'ordine, in altre parole, che B di T sia complessivamente un ordine. Il primo passo consiste nel far vedere che la relazione è in effetti ben definita. Infatti la relazione è data su classi di equivalenza. Affinché sia ben definita, essa non deve dipendere dalla scelta dei rappresentanti nelle classi. Ora, per fare questo, immaginiamo che la classe di equivalenza che contiene A sia uguale alla classe di equivalenza che contenga A' e che la classe di equivalenza che contiene B equivalga alla classe di equivalenza che contiene B'. In questo caso, per definizione di classe di equivalenza, A equivale ad A' e B equivale a D'. Ma per definizione della nostra relazione di equivalenza, da A possiamo dimostrare A' e da A' possiamo dimostrare A, e allo stesso modo da B possiamo dimostrare B' e da B' possiamo dimostrare B. Questo significa che da A possiamo dimostrare B e da A' possiamo dimostrare B' applicando il lemma 8.2. Ma questo è esattamente la definizione di la classe di equivalenza che contiene A' è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene B'. Di conseguenza, la relazione non dipende dalla scelta dei rappresentanti. La relazione minore o uguale è chiaramente riflessiva, in quanto per la regola di assunzione da A possiamo derivare A. Quindi, per definizione, la classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene A. Se la classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene B e la classe di equivalenza che contiene B a sua volta è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene C, allora da A possiamo dedurre B e da B possiamo dedurre C per definizione di minore o uguale. Quindi per il lemma 8.2 da A possiamo dedurre C, ovvero la classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene C, o in termini più astratti, minore o uguale è una relazione transitiva. Se la classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene B, e anche la classe di equivalenza che contiene B è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene A, per definizione possiamo dedurre B da A e A da B. Quindi, per definizione della relazione equivale, A equivale a B, ovvero la classe di equivalenza che contiene A è identica alla classe di equivalenza che contiene B. In termini più astratti, questo significa che minore o uguale è una relazione antisimmetrica. Essendo la relazione minore o uguale ben definita, riflessiva, antisimmetrica e transitiva, essa è una relazione d'ordine. Un'algebra booleana è un reticolo limitato, distributivo e complementato. Quindi, per dimostrare che B di T sia un'algebra booleana, dobbiamo innanzitutto dimostrare che B di T sia un reticolo. Ovvero, che
ogni coppia di elementi abbia un estremo superiore e un estremo inferiore. Consideriamo la classe di equivalenza che contiene A and B. Questa classe è un minorante sia della classe di equivalenza che contiene A che della classe di equivalenza che contiene B, poiché da A and B possiamo dimostrare sia A che B mediante la regola di eliminazione di AND. D'altro canto, se la classe di equivalenza che contiene C, cioè un membro generico della nostra struttura, è un minorante sia per la classe di equivalenza che contiene A che per la classe di equivalenza che contiene B, allora per definizione di minore o uguale, da C possiamo dimostrare A e da C possiamo dimostrare B. Pertanto, per la regola di introduzione di AND, da C possiamo dimostrare A and B, ovvero la classe di equivalenza che contiene C è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene A and B, per definizione di minore o uguale. Per definizione di estremo inferiore in un ordine, la classe di equivalenza che contiene A and B è l'estremo inferiore della classe di equivalenza che contiene A e della classe di equivalenza che contiene B. Consideriamo la classe di equivalenza che contiene A or B. Questa classe di equivalenza è un maggiorante per la classe di equivalenza che contiene A e per la classe di equivalenza che contiene B, in quanto da A possiamo dimostrare A or B e da B possiamo dimostrare A or B per le regole di introduzione di OR. Se noi prendiamo un elemento generico che sia un maggiorante della classe di equivalenza che contiene A e della classe di equivalenza che contiene B, diciamo la classe di equivalenza che contiene C, allora per definizione abbiamo che da A riusciamo a dimostrare C e da B riusciamo a dimostrare C. Quindi da A or B riusciamo a dimostrare C per eliminazione di OR. Pertanto la classe di equivalenza che contiene A or B è minore o uguale della classe di equivalenza che contiene C. Quindi per definizione di estremo superiore in un ordine, l'estremo superiore della classe di equivalenza che contiene A e della classe di equivalenza che contiene B è esattamente la classe di equivalenza che contiene A or B. In sintesi, B di T ammette un estremo inferiore e un estremo superiore per ogni coppia di elementi sulla struttura. Pertanto, per definizione, è un reticolo. B di T è un reticolo limitato. Per dimostrare questo fatto, ci serve esibire un massimo, il top del reticolo, e un minimo, il bottom del reticolo. Per ogni formula A, avviene che da A possiamo dimostrare il vero, semplicemente per introduzione del vero. Quindi per definizione la classe di equivalenza che contiene A è minore o uguale alla classe di equivalenza che contiene il vero. Quindi per definizione di top di un reticolo, il top del reticolo è la classe di equivalenza che contiene il vero. Per ogni formula A, dal falso possiamo dimostrare A per eliminazione del falso. Quindi la classe di equivalenza che contiene il falso è minore o uguale della classe di equivalenza che contiene A. Pertanto, per definizione di bottom in un reticolo, il bottom del reticolo coincide con la classe di equivalenza che contiene il falso. Pertanto, il reticolo B di T ha un massimo, il top, dato dalla classe di equivalenza che contiene il vero, e un minimo, il bottom, dato dalla classe di equivalenza che contiene il falso. Per dimostrare che B di T è un reticolo distributivo, abbiamo bisogno di far vedere che la OR del reticolo distribuisce sopra la AND del reticolo. A tal fine, prendiamo tre elementi generici, la classe di equivalenza che contiene A, la classe di equivalenza che contiene B e la classe di equivalenza che contiene C, nel insieme degli oggetti che compongono il supporto del reticolo. Riscrivendo la parte sinistra e la parte destra della legge di distributività,
otteniamo che dobbiamo dimostrare che la classe di equivalenza che contiene A ora BNC è identica alla classe di equivalenza che contiene A or B and A or C. Dimostriamo questo fatto dimostrando essenzialmente che una è contenuta nell'altra, o più precisamente che una classe è minore dell'altra. In una direzione questo è facile perché A or B and C dimostra A or B and A or C mediante una semplice prova in calcolo naturale che è illustrata nella slide. Allo stesso modo, da A or B and A or C possiamo dimostrare A or B and C. La prova, che è scritta in due pezzi perché semplicemente non ci sta nella slide, è una prova molto larga, è una prova in calcolo naturale estremamente semplice. Questo significa che queste due formule, A or B and A or C e A or B and C, sono equivalenti. Essendo equivalenti, le loro classi di equivalenza sono identiche, esattamente quanto intendevamo dimostrare. Pertanto, il reticolo BDT soddisfa la proprietà distributiva e pertanto è un reticolo distributivo. Infine, ci serve dimostrare che BDT è un reticolo complementato. Per ogni formula A, consideriamo la classe di equivalenza che contiene in un A. Poiché dal falso possiamo dimostrare A and non A per eliminazione del falso, e da A and non A possiamo dimostrare il falso per la prova estremamente elementare fatta vedere nella slide, ne consegue che la classe di equivalenza che contiene A e la classe di equivalenza che contiene non A hanno come estremo inferiore, per come è definito il concetto di estremo inferiore in BDT, la classe di equivalenza che contiene A and non A, la quale è la stessa cosa della classe di equivalenza che contiene il falso, in virtù delle due dimostrazioni che abbiamo appena effettuato. Ma la classe di equivalenza che contiene il falso è esattamente il bottom del reticolo, come abbiamo già mostrato in un enunciato precedente. Inoltre, la classe di equivalenza che contiene A e la classe di equivalenza che contiene non A hanno come estremo superiore la classe di equivalenza che contiene A o non A, e questa classe di equivalenza è la medesima classe di equivalenza che contiene il vero, cioè il top del reticolo, come ho già dimostrato in precedenza. Il fatto che la classe di equivalenza che contiene A o non A sia la stessa cosa del top è facilmente derivabile, poiché da A o non A possiamo dedurre il vero per introduzione di vero, e dal vero possiamo dedurre A o non A per la legge del terzo escluso. Pertanto, la classe di equivalenza che contiene non A è il complemento della classe di equivalenza che contiene A, e quindi BDT è un reticolo complementato. Essendo BDT un reticolo limitato, distributivo e complementato, per definizione è un'algebra booleana, esattamente quello che ci serviva a far vedere. A questo punto siamo pronti a dimostrare il teorema di completezza. Il suo enunciato è: fissata una teoria T, per ogni insieme finito gamma di formule e per ogni formula A, se l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni è minore o uguale all'interpretazione della conclusione A in ogni modello per la teoria T, allora esiste una prova in calcolo naturale che da gamma dimostra. La dimostrazione è a questo punto relativamente semplice. Se noi consideriamo l'estremo inferiore dell'interpretazione delle assunzioni che sia minore dell'interpretazione della deputata conclusione,
allora l'interpretazione della congiunzione di tutte le assunzioni è minore o uguale all'interpretazione di A, essendo gamma finito. Ma questo fatto vale in ogni algebra booleana, e quindi in particolare in VDT, l'algebra booleana canonica su T. E per come è stata definita l'interpretazione in VDT, la classe di equivalenza che contiene la congiunzione di tutte le ipotesi è minore o uguale della classe di equivalenza che contiene A. Quindi, per definizione di minore o uguale in VDT, dalla congiunzione di tutte le ipotesi possiamo derivare A. Notiamo che da gamma possiamo dedurre la congiunzione di tutte le ipotesi iterando la regola di introduzione di AND. Pertanto, sfruttando il lemma 8.2 per un'ultima volta, ne consegue che da gamma possiamo derivare A. Come corollario, anche se spesso viene indicato come il risultato di completezza, segue che se una formula A è vera in ogni modello per T, allora essa è dimostrabile nella teoria T. La dimostrazione è estremamente semplice. Se l'interpretazione di A è il vero in ogni modello, allora il top, che è pari all'interpretazione del vero nel modello canonico, è minore o uguale dell'interpretazione di A nel modello canonico. Per il teorema di completezza, il risultato della dimostrabilità di A segue immediatamente